è il ritorno della guerra della Vandea. Nella Vandea che cosa è successo? Nella Vandea, per la prima volta in Francia, sono stati messi in circolazione gli assegnati. Gli assegnati erano come la sterlina, moneta debito. La Banca di Francia metteva questi pezzi di carta prestandoli, e si chiamavano appunto gli assegnati, prestandoli, e li ritirava con le tasse. Tant'è vero che Francesco Lemmi, ordinario di storia moderna dell'Università di Torino, ha detto che la prima causa della Vandea è il prelievo fiscale. Guarda caso, oggi Berlusconi, a distanza di qualche secolo, dico, la Vandea è, siamo al 1793, quindi dopo un paio di secoli Berlusconi ripropone il problema fiscale, eliminare gli sprechi per ridurre le tasse. È la Vandea che ritorna. Però la Vandea ha subito questo danno clamoroso della moneta debito, perché i popoli sono stati, i cittadini di Francia sono stati trasformati da proprietari in debitori della loro moneta. Quando la moneta era d'oro, il portatore era il proprietario, con gli assegnati sono diventati debitori, come con la sterlina i cittadini inglesi sono diventati col tempo debitori. Tutto il mondo oggi è debitore della sua moneta, perché tutte le banche centrali hanno emesso moneta prestandola. Allora si comincia a capire che cosa è stata la Vandea. La Vandea si può capire se ci si rende conto che la cosa più importante che è avvenuta con la Rivoluzione francese non è stato lo Stato costituzionale, è stata la Banca Centrale. E allora che cosa possiamo dire? Che non è vero che si è verificata la democrazia, ma l'usurocrazia. Chi comanda è l'usuraio. Tant'è vero che se noi mettiamo di fronte il governatore della Banca Centrale e il capo del governo, il governatore in condizioni di concedere o negare tutto il denaro che vuole in prestito, e il capo del governo allo stato attuale è in condizioni di accettare o non accettare solo in prestito il denaro che gli serve. Quindi chi comanda è il governatore. Allora c'ha ragione Pando quando dice oggi il politico è il cameriere del banchiere. Com'è che noi facciamo libero il politico? Restituiamo ai politici la piena dignità. Quando diciamo la moneta è proprietà dei cittadini e non della banca, questo principio noi l'abbiamo messo in atto col CIMEC, e siccome il CIMEC è giuridicamente diverso dalla moneta corrente, è un'altra cosa, perché la moneta corrente è proprietà di chi emette, cioè della banca centrale. Il CIMEC è proprietà del portatore, ci sta scritto. Quindi tra la moneta corrente e la banca centrale e il CIMEC c'è la differenza esattamente che c'è tra, che posso dire, il giorno e la notte. Perché quando noi diciamo che all'atto dell'emissione la banca centrale mette prestando, la moneta nasce di proprietà della banca. Quando invece noi diciamo che all'atto dell'emissione della moneta va accreditata, attribuita in proprietà al portatore, e qua il valore è valore indotto, cioè valore creato dalla convenzione, con l'abolizione della riserva, la moneta è stata trasformata in una fattispecie analoga a quella del francobollo d'antiquariato, che ha valore senza riserva. Noi con l'esperimento di Guardiagrele abbiamo dimostrato che si può creare valore indotto senza riserva, e l'esperimento ha avuto un successo talmente clamoroso che è andato a finire sulla prima pagina del Wall Street Journal, dove c'è la mia fotografia. Si parla del CIMEC, si parla di Guardiagrele, si parla dell'esperimento di quello che è avvenuto in Abruzzo. E allora ecco che cominciamo a vedere l'inizio di una storia nuova. E allora dobbiamo capire che con la Vandea si è aperto un drammatico periodo di storia. La Vandea è stato il primo ciclo che si è ripetuto, perché la crisi del marco in Germania è la Vandea tedesca, la quota 90 e la crisi della lira in Italia è la Vandea italiana, la crisi del peso in Germania è del peso in Spagna è la Vandea spagnola, il peronismo in Argentina. In Argentina è la Vandea argentina. Quello che adesso sta succedendo in Argentina ripete
sia pure con caratteristiche drammatiche ma analoghe, quello che è successo alla Vandea. Tra la Vandea e l'Argentina non c'è nessuna differenza. E allora bisogna capire cosa è successo in Vandea per capire il perché è successo quello che è successo in Argentina e che sta succedendo in tutti gli stati del mondo. Io poco fa ho parlato con una signorina che veniva dal Venezuela. Come dice, è drammatica la situazione anche in Venezuela, è drammatica in Brasile, è drammatica in Cile, cioè ormai il mondo è diventato, si dice, tutto il mondo è paese, con la globalizzazione il mondo sta diventando un paese. Perché? Perché ormai i tempi, i contatti sono di tale velocità, di tale ampiezza, per cui è gran tempo che si cominci a giocare la nuova carta. Noi abbiamo bisogno della grande rivincita della storia.